Piero Manzoni, colui che ha inventato la merda d'artista. Forse voi sapete la storia della merda d'artista. Piero Manzoni, 1933-1963, visse solo 30 anni, ma negli ultimi 6 anni fece cose straordinarie. Anche statue semoventi, filiformi che si muovevano allo spirare del vento, si muovevano per correnti di vento. Inoltre è rimasto famoso per la provocazione, come vi ho detto, della merda d'artista. Lui sosteneva che un artista mediocre, poniamo un Frigantoni, se opportunamente promosso, se spinto da un bravo gallerista o promoter, può vendere qualsiasi cosa e anche la propria merda. Detto fatto, lui scatolò o disse di farlo le sue feci in scatolette circolari che avevano fuori un'etichetta con su scritto in diverse lingue europee merda d'artista. A lui vorremmo dedicare questo modesto omaggio. Merda d'artista. Un bisogno.